Sì, capisco il fastidio di alcuni colleghi della maggioranza, ma se il segretario generale del SAP è stato male a seguito di uno sciopero della fame che ha intrapreso, scelta evidentemente determinata e coraggiosa, per far sì che un rappresentante del vostro governo gli desse ascolto, e desse ascolto a quelle che sono le istanze legittime che il sindacato autonomo di polizia, a nome e per conto di tutti gli operatori delle forze di sicurezza, continua nell'assoluto silenzio generale a proporre al ministro Alfano. Ora, se da una parte il ministro Alfano, di tutta risposta, come purtroppo ha fatto, ha intrapreso la strada dei provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi invece legittimamente rappresenta una categoria, se il Presidente della Repubblica preferisce andare a visitare i giovani migranti e per sentire i loro problemi e non si occupa delle forze di polizia e dei invece problemi della sicurezza che attanagliano il nostro problema, il nostro paese, evidentemente qui capisco l'imbarazzo, ma c'è una mancanza di una incapacità di ascolto di quelle che sono le istanze e le esigenze delle forze dell'ordine. Quindi è proprio oggi, è proprio questo il momento e il luogo per discutere di questa vicenda, perché ci auguriamo che questi 43 Grazie. Giorni di sciopero della fame siano serviti a qualcosa, siano serviti a far muovere un ministro sordo e cieco e finalmente lo facciano alzare da quello scranno e andare in mezzo alle forze dell'ordine per capire quali sono i loro reali problemi.